Nella trastiera. Eccoci, buongiorno, siamo nella Casa La Terza, stiamo per iniziare una stiamo aspettando di connetterci con Tito Boeri. Intanto vi dico che questi incontri proseguiranno anche la prossima settimana. E martedì il 14 avremo una conversazione con Claudia De Lillo, detta Elastica, una blogger, una giornalista, e parleremo di questa fase anche dal punto di vista della rete, dell'attività in rete. Mercoledì avremo un incontro con Francesca Crescentini, Tegamini, con Bianca La Terza, Laura Pepe, che è una storica della Grecia antica, degli eroi, dei miti, parlerà con la nostra mia collega Lia Di Trapani, che è una editor della casa editrice, e venerdì 17 ci sarà un incontro dedicato alle librerie con Rocco Pinto, che è un libraio torinese che ha una libreria che si chiama Il Ponte sulla Dora, e col nostro direttore commerciale Francesco D'Amato. Sapete che stamattina i giornali portavano la notizia che le librerie dovrebbero riaprire a partire da mercoledì. C'è stata una discussione in questo periodo molto animata anche all'interno del nostro mondo sull'appello al governo, sul fatto che fosse opportuno chiedere al governo la riapertura delle librerie, e molti intellettuali sono intervenuti dicendo sì, il libro è un genere essenziale ed è fondamentale che le librerie vengano aperte. Manifestato dei dubbi anche sul tipo di partecipazione che in questa fase ci potrebbe essere da parte dei clienti nelle librerie, però diciamo, vedremo. Ecco, eccoci Tito, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Scusate, nel collegamento. Sì, no, anche noi avevamo qualche piccolo problema. Eccoci qua. Allora, come vedi ho piazzato alle mie spalle lo scoiattolino per farti sorridere. Sì, apprezzo molto. Tra le molte cose che ci uniscono a Tito c'è questo scoiattolino di cui parleremo tra
tra un minuto. Stavo dicendo, Tito, poi ci torniamo alla fine, che stamattina si è letto sui giornali che tra le piccolissime modifiche del periodo prossimo ci dovrebbe essere riapertura delle librerie. Ho visto, ho C'è visto. stata una grande discussione anche nel nostro mondo perché alcuni non erano così tanto convinti. Io mi auguro che comunque sia la ripresa, che sarà lenta e faticosa, prima avviene, piano piano si ritorna all'abitudine di entrare in libreria in questo periodo. Tu in questo periodo stai leggendo, perché molti si aspettavano, almeno gli editori speravano, che la gente leggesse molto di più. In realtà ho l'impressione che poi non c'è stata questa grandissima lettura. Anche i dati di Amazon, a parte che Amazon ha mandato altri prodotti. Tu hai letto qualcosa di diverso da quello che leggevi di solito o hai mantenuto le tue abitudini di lettura consuete? Beh, io sto innanzitutto sto lavorando molto di più di prima, perché devo dire che l'insegnamento in queste condizioni è molto più impegnativo, perché non c'è più il rapporto diretto con gli studenti, che richiede molte interazioni, quindi poi tante altre sollecitazioni. No, sto leggendo, non so se forse è un po' il prodotto della situazione in cui noi tutti ci troviamo, ma mi sono trovato, quindi non è stata una scelta volontaria, però ho finito per leggere tutti i libri sulle prigioni, di fatto. No, c'è un Non libro. Silvio Pe non Silvio Pellico, però. No, 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 no. C'è un libro bellissimo che consiglio a tutti voi, che si chiama Just Mercy. Io l'ho letto che credo che sia stato tradotto in italiano. Credo che si chiami Il diritto di opporsi, però non vorrei dire una sciocchezza. Ed è una storia di questo avvocato americano che difendeva i condannati a morte, neri, per lo più neri. Ed è una storia davvero molto bella, perché è proprio vissuta, è una autobiografia in cui narra, e uno quando legge dice: ma qui racconta degli Stati Uniti negli anni 60, negli anni 70. No, no, sono oggi, gli Stati Uniti oggi, la realtà dei penitenziari negli Stati Uniti nel 2020, come sono trattate queste persone, insomma, le persone che sono nella death row. È veramente un libro davvero straordinario. E Sai che è poi. curioso, perché a proposito di quello che dici, una delle prime cose che mi è venuta in mente quando abbiamo cominciato il lockdown, ho ripreso i diari dal carcere di Gramsci, dove ci sono. Vedi, Quindi è possibile. che probabilmente abbiamo qualche. Non so, davvero, però non è stata scelta. L'altro libro è un libro che mi era arrivato da poco, che è di un mio amico criminologo, che io stimo moltissimo, e che è anche questo scritto molto bene, cioè non è un libro pesante, anche se è un'autobiografia in gran parte. Si chiama. Il titolo è un po' improbabile: Il diavolo mi accarezza i capelli, perché racconta appunto anche della sua esperienza di criminologo. Il titolo appunto può sembrare un po' strano, ma in realtà è proprio basato su una sua visita in un carcere in cui vede questo detenuto molto violento e gli chiede: ma cosa senti? Perché normalmente è uno che parla normalmente, come se niente fosse, poi a momenti degli scatti di violenza, e allora gli chiede: ma cos'è che lei prova prima di avere questi scatti di violenza? E questo detenuto gli dice: guarda, io la sera quando mi metto sulla brandina, a un certo punto arriva il diavolo e mi accarezza i capelli. E questo è ciò che mi fa cambiare l'alba. E comunque è un libro bellissimo, perché è una storia vissuta, è un'autobiografia molto anche sincera, onesta. Quindi questo, insomma. Beh, intanto avete capito, ci sono già tante persone che ci stanno seguendo. Aghi76 dice davvero impressionanti, non so se intenda dire impressionanti dati sulle carceri, di cui, insomma, le racconti delle carceri di cui hai parlato, ma avrete capito che Tito Boeri è un economista, come dire, molto curioso, molto, con curiosità molto ampie, un economista umanista, se mi concedi questo complimento che viene da una casa editrice umanistica, che ha, non a caso, nella sua vita si è occupato di tante cose. Come molti di voi sanno, Tito, il focus, diciamo, della sua ricerca è il lavoro, e insegna questo all'Università Bocconi, ma in realtà si è occupato nella sua carriera di cose molto diverse. L'ultimo libro che abbiamo fatto con Boeri riguardava anche i temi dell'immigrazione, per esempio, del rapporto tra immigrazione e populismo. Dunque, Aghi76 diceva impressionanti le immagini delle fosse comuni a New York, ma non so se questo si riferisce a uno dei libri che hai citato.
No, sta parlando No, del ah, ok. Quindi coronavirus. del coronavirus, sì. È una cosa devastante. New York è terribile. Sì. Comunque ci arriviamo tra un minuto. Poi, come sapete, perché l'esperienza più recente che lo ha caratterizzato come figura pubblica è stato presidente dell'INPS, ma l'altra cosa che volevo dire di Boeri, molto importante, e arriviamo poi subito al festival, non è un caso che Tito Boeri sia da 15 anni il direttore del festival. Poi c'è qualche casualità nell'incontro da noi, però in realtà è sempre stata una persona molto sensibile e molto attenta alla qualità del dibattito pubblico. Ha fondato un sito molto importante che è quello della Voce, di riflessione degli economisti sulle vicende economiche, ma non solo. Collabora a Repubblica, ha collaborato in passato anche con la Stampa, al Sole 24 Ore. E appunto è da 15 anni il direttore del festival. Questo scoiattolino che appunto vedete alle mie spalle. Il festival è nato nel 2006, la prima edizione, ed è nato dalla idea di portare una scienza che molti definiscono tradizionalmente, non adesso forse, una scienza triste, una scienza comunque dura, come l'economia, che si compone anche di formule, di ragionamenti rigorosi, tecnici, alla portata di un pubblico più generale. Questo è certamente una motivazione della nostra casa editrice che fa questo normalmente, ma credo anche una delle componenti di Tito Boeri. Ce la puoi spiegare tu meglio? Cioè, da cosa nasce come il tuo impegno nel festival? Cosa cerchi nel festival? Cosa ti sembra importante che il festival faccia? E cosa ha fatto in questi 15 anni? Beh, diciamo che il mio impegno nel festival nasce da una grande intuizione di Giuseppe La Terza e di Innocenzo Cipolletta che hanno avuto questa idea e quindi mi hanno chiesto di... Ma io penso che sia un dovere per tutti coloro che fanno ricerca sui temi economici, nelle scienze sociali in generale, cercare in qualche modo di scendere dalla Torre d'Avorio e condividere i risultati delle proprie ricerche con un pubblico più vasto. Penso che sia tra l'altro un esercizio utilissimo. Spingo anche i miei studenti, le persone che fanno proprio ricerca di frontiera, che stanno anche terminando i dottorati, che fanno lavori che sono di una certa complessità, a trovare il modo di riuscire a spiegarli anche a persone che non sono erudite e non sono dei cultori della materia. È un esercizio fondamentale perché da una parte ti fa capire se le cose che stai facendo sono davvero rilevanti, dall'altro lato il fatto di riuscire a spiegarle è un modo anche per capirle meglio. Cioè, io credo che il modo migliore per studiare spesso è insegnare. Per insegnare è la cosa che ti obbliga a studiare davvero a fondo qualcosa. Quindi penso che sia un po' questo il principio che noi dovremmo seguire. Quindi ho sempre pensato che questa attività di divulgazione fosse parte integrante anche del mio lavoro di ricerca. Guardate che quello che sta dicendo Tito non è una cosa affatto ovvia tra gli accademici e i ricercatori, anche i migliori. Questo lo posso testimoniare avendo rapporti con il 90% dei nostri autori sono universitari. C'è una quota di colleghi di Tito, e Tito lo sa benissimo, credo anche tra gli economisti, certamente tra cultori di altre discipline, che pensa che la rilevanza di ciò che fai la testimoniano i colleghi. La comunità scientifica, non il pubblico. Non è il pubblico che deve dire a un economista, ma anche a uno storico, a un filosofo, che quello che fa è rilevante. Poi ci sono altri che la pensano diversamente. Mi viene in mente un grande storico come Le Goff che diceva: lo storico lavora per la cittadinanza, non lavora soltanto perché scopre una fonte nuova, c'è cioè una nuova datazione, ma perché fa crescere la consapevolezza del passato come elemento fondamentale dell'esercizio, no? Di cittadinanza. Quindi quello che tu dicevi mi sembra molto importante e Molta non è una. autoreferenzialità. No, dimmi. Sì, no, c'è molta autoreferenzialità nell'Accademia, quindi certo bisogna evitarlo, in tutti i modi, soprattutto partendo da quelli che stanno facendo i dottorati, che quindi stanno adesso proprio completando la propria preparazione, che partano subito con l'idea che bisogna sempre pensare alla rilevanza, perché davvero succede spesso, me ne rendo conto, ci sono delle persone validissime dal punto di vista tecnico che però dedicano una mole di energie pazzesche su dei problemi che hanno una rilevanza minima. Questo Ecco, è un... io devo dirti che in questo penso che noi dovremmo fare molto di più
nella formazione sia scolastica che universitaria per la comunicazione. Devo dirti adesso, non voglio, in questi giorni dove ogni giorno abbiamo un bollettino tragico, drammatico, avremo bisogno di persone che lo sappiano comunicare meglio di quello che fanno. Nel senso, abbiamo bravissimi medici, ricercatori, ma spesso proprio incapaci di trovare le parole giuste. Come succede? Perché ci sono bravissimi economisti, no, che non riescono magari a spiegare le cose che fanno. Ecco, questa formazione alla comunicazione credo che sia uno dei meriti del festival, no? Cioè il festival ha educato anche, ha reso obbligatorio, diciamo, no, agli economisti di parlare a un pubblico più generale. Certamente, no, no, richiede tanto lavoro perché non è affatto semplice, però sicuramente c'è stato molto questo aspetto ed è una delle cose che apprezzano di più anche proprio i relatori che vengono al festival, perché si ha di fronte un pubblico davvero interessato e un pubblico che ti fa delle domande molto stimolanti. Ecco, proprio i grandi complimenti che ho ricevuto dai relatori che sono venuti sul festival è proprio stato nella qualità delle persone che vi partecipano. Ed è anche per questo che abbiamo deciso... complimenti. Sì, scusami, dimmi. Abbiamo deciso di farlo perché, insomma, proprio l'interazione, anche la presenza fisica delle persone è molto importante, insomma, in queste... Assolutamente. Noi, questo l'avrei detto dopo, lo dico subito, il festival si doveva svolgere tra la fine di maggio, dal 29 maggio al 2 giugno. Poi, per la situazione in cui siamo, abbiamo deciso nei giorni scorsi, insieme con la provincia di Trento, l'università, il comune, gli enti promotori, di spostarlo a fine settembre, quindi sarà dal 24 al 27 di settembre. E cosa che possiamo dire subito, Tito, noi eravamo ovviamente molto preoccupati delle relazioni dei relatori. Devo dire che finora le risposte di molti relatori sono state positive, no? Vero, davvero, questa è una bellissima cosa, si sono dati disponibili per venire a fine settembre, questo per noi è una grande gioia, perché appunto, ripeto, questo è un festival democratico, a differenza di altri forum di economia dove vanno dei VIP, cioè si chiudono tra di loro e parlano solo tra di loro, il festival dell'economia è proprio un ambito in cui proprio si dialoga nelle strade con le persone che proprio comuni, che hanno... spesso non hanno alcuna conoscenza di economia, magari non hanno studiato minimamente economia, quindi si cerca proprio di avere un dialogo su questioni di fondo ed è molto arricchente per tutti, per la comunità scientifica che viene. Io ho qui un elenco che non posso leggere tutto, ma straordinario, di citazioni, di quotes, come si dicono, di grandi economisti che appunto sono venuti al festival. Ne cito solo due o tre. Uno è di un grande amico di Tito che purtroppo è venuto meno qualche anno fa, Alan Kruger. Abbiamo deciso di dedicare a lui una lezione al festival e lui scriveva, traduco malamente perché in inglese, quando diceva alle persone che ero andato a un festival di economia e in cui c'erano più di 50.000 presenze, mi ridevano in faccia e ho pensato potrebbe succedere solo in Italia, che ha questo fascino rinascimentale delle piazze, dove appunto si discute in piazza gli eventi, è un festival unico al mondo. E questo devo dire è vero, nel senso che noi abbiamo avuto, vero Tito, molti festival che sono fatti in altri paesi dopo come modello il Festival d'Economia. Sì, ci sono state diverse imitazioni a Bristol, a Salamanca, in Francia, l'hanno fatti sia a Lione, però devo dire sono diversi, non hanno qualche ingrediente che non è, soprattutto fanno spesso grandi dibattiti tra molte persone. L'idea del Festival dell'Economia invece è avere un relatore che fa una, chiamiamo una public lecture, cioè una relazione che va a fondo davvero, spiega fino in fondo i risultati di alcune sue ricerche, quindi ha bisogno di avere anche 45 minuti di esposizione e poi si confronta col pubblico. Proprio bisogna presentare, non vogliamo fare quelle cose in cui appunto che si sta proprio sulla superficie, vogliamo andare a fondo dei problemi. Infatti, come dici tu, non era prima di noi, non era la modalità consueta in cui gli economisti si confrontavano, che erano piuttosto tipo cose tipo Davos, oppure cioè luoghi dove si incontravano gli economisti magari con chi governava, con i banchieri, e questo è notato da tanti. Olivier Blanchard, che è un altro grande economista che è venuto più volte, con cui hai concluso, mi ricordo, un bellissimo dialogo sulle tecnologie un paio d'anni fa, scriveva: ho imparato moltissimo, è una cosa incredibile, una vera discussione in cui partecipano anche appunto persone che non sono professionali, non conosco nessun altro posto al mondo
in cui questo succeda. Aggiungo una delle cose che con Tito abbiamo pensato da subito nel costruire il festival, era proprio quello di avere accanto ai grandi economisti anche grandi personalità della cultura. Il primo anno sono venuti due grandi sociologi diversissimi come Zygmunt Bauman e Ralph Dahrendorf, perché l'idea è che ogni anno c'è un tema. Quest'anno perché avevi scelto il tema, che poi risulta anche un tema che a questo punto è ancora più importante? Come avevi pensato al tema di quest'anno? Beh, era un po' lo sviluppo delle discussioni che abbiamo avuto negli anni scorsi. Il tema generale era quello dei beni comuni globali, insomma, a partire dall'ambiente, e di come ci si può coordinare tra governi nella gestione di questi beni comuni, perché c'è sempre questo problema del fallimento del coordinamento che poi alla fine porta a dei risultati insomma molto gravi e di non gestione di un problema che ci riguarda tutti. Chiaramente poi con quello che sta succedendo affronteremo proprio il problema dei mali comuni, perché questa pandemia proprio ha queste caratteristiche. Però diciamo che l'approccio, come i governi possono riuscire a trovare un modo di coordinarsi nell'affrontare questi problemi, rimane lo stesso. Molte delle ricerche che erano state previste per l'edizione del festival sono ancora più valide alla luce di quello che sta succedendo. Entriamo subito in questo aspetto che è molto importante, e quindi anche diciamo come l'economia si trasformerà a seguito di quello che sta succedendo, e sarà una delle cose cui appunto parleremo a fine settembre. Tu, volevo solo dire, tu hai citato prima Enzo Cipolletta, di cui sono molto contento di ricordare il nome, che è stato fondamentale perché è stato il trade union. All'epoca lui era rettore dell'università, presidente dell'università di Trento, con la provincia. Ma devo dire, questo credo che fa piacere anche a te dirlo, il festival è veramente un lavoro corale in cui c'è una squadra di persone, non si possono citare tutte, diciamo, che coordina l'attività. Mi fa piacere citarne solo una, che è la nostra carissima collega Marilena De Francesco, che è la responsabile della provincia di Trento, ma persone del comune, dell'università, appunto l'università è stata molto prodiga di consigli, di partecipazioni, la voce stessa, le persone che hanno partecipato, e poi fammi dire anche una serie di aziende importanti che hanno aiutato e contribuito economicamente. Il festival è finanziato, diciamo, in gran parte dal pubblico, dalla provincia di Trento, ma anche da privati. Ne cito solo uno, che è il gruppo Banca Intesa, che fin dall'inizio è stato, diciamo, promotore del festival, e devo dire ha accompagnato il festival con grandissima attenzione e rispetto nei confronti dei contenuti, con un confronto molto positivo, perché il festival è insieme fondamentalmente, correggimi se sbaglio, la ricerca economica, cioè Tito Boeri pensa ogni anno, poi ne discutiamo, al tema che è più forte nella ricerca in quel momento, dove si producono le cose più interessanti, l'economia in quanto, come dire, operatività. Quindi invitiamo spesso anche imprenditori, banchieri, persone che ci portano l'esperienza reale di chi opera l'economia, e poi anche le istituzioni, le grandi istituzioni italiane e straniere. Noi abbiamo avuto primi ministri europei, abbiamo avuto sempre, devo dire, quasi istituzioni italiane, il governatore della Banca d'Italia, e questo credo, no Tito, sia anche importante, che l'economia si confronta, l'economia, diciamo, di chi fa ricerca si confronta anche con queste dimensioni. Certo, sì, no, è fondamentale proprio, le riflessioni, la ricerca con chi poi deve prendere delle decisioni, c'è anche questo elemento di incontro che è molto importante, e avviene in modo pubblico peraltro, quindi questa anche è una cosa bella. Sicuramente. Ecco, prima di arrivare alle decisioni, ci arriviamo tra pochi minuti, partiamo proprio invece dall'analisi di quello che sta succedendo. Allora, tutti dicono, in maniera certe volte anche un po' rituale, generica, che nulla sarà come prima, che cambia la nostra vita quotidiana. Ecco, se tu dovessi dire in questo momento, poi ci avrei riflettuto molto, immagino, in queste settimane, anche con altri economisti, alcune cose che ti sembra, dal punto di vista di un economista, l'economia dei nostri paesi, l'economia globalizzata, l'economia italiana, europea, cambierà? Cioè, quali sono gli aspetti? Poi arriviamo al lavoro in particolare, ma prima di arrivare al tema del lavoro,
ci sono degli aspetti, per esempio nel rapporto pubblico-privato, più banalmente, ma insomma ci sono degli aspetti che secondo te in questa vicenda tu pensi si possa dire subiranno una trasformazione non episodica, non di brevissimo, non solo di breve periodo? Beh, sicuramente tante cose stanno cambiando, perché questa è una crisi che non ha precedenti per, diciamo, la sua profondità e la sua natura anche, insomma, tende a colpire in modo abbastanza sistematico e uniforme, mentre le crisi precedenti erano molto più, se volete, selezionate e settoriali. Innanzitutto cambia il rapporto con le tecnologie, perché tutto sommato in questa crisi noi ci troviamo di fronte ad una situazione un po' paradossale, cioè quella tecnologia che in passato noi temevamo, perché si temeva, almeno molti temevano, potesse portare via lavoro, è quella che finirà per molti a tutelare i lavori, perché è grazie all'automazione, soprattutto lavorazioni che potrebbero essere più rischiose, soprattutto che portano prossimità tra i lavoratori, potranno continuare. Ecco, si parla appunto di riorganizzare la produzione con delle distanze maggiori tra i lavoratori, ma ci sono dei vincoli proprio anche di proprietà terriera che impediscono di disponibilità di spazi per la produzione, che impediscono alle imprese di poter più di un tanto distanziare i lavoratori tra di loro. Quindi inevitabilmente sarà necessario un maggiore ricorso domani all'automazione. Questo è un modo per salvaguardare le imprese, salvaguardare le attività e quindi salvare dei posti di lavoro, anche se quelle tecnologie possono essere delle tecnologie che comporteranno una automatizzazione di lavori che prima venivano fatti dall'uomo. Allora il problema è come riusciamo a governare questo processo, come facciamo a far sì che quei lavoratori che prima erano direttamente impegnati continuino a lavorare avendo una funzione un po' diversa, che è quella di gestire questi macchinari. Ci vorrà un processo anche di formazione, di riconversione degli stessi lavoratori. Ci sono problematiche legate a come si può, qui sicuramente ha spinto per un'accelerazione del progresso tecnologico, insomma il lavoro a casa che noi tutti stiamo facendo, è un lavoro che ha spinto molto in avanti la digitalizzazione. Beh, io lo vedo direttamente, io riesco a insegnare da casa, devo dire, anzi, ripeto, credo per certi aspetti si può essere anche più efficace di prima. Ci poniamo problemi nuovi, adesso per esempio dobbiamo organizzare gli esami, si potrà fare gli esami in modo molto rigoroso, quindi evitando che le persone, appunto, se noi non vogliamo che consultino i libri, gli esami con libri chiusi si possono fare anche a distanza. Questo ha dovuto comportare una certa innovazione tecnologica, cambiare anche i nostri modi di lavorare. Ecco, quindi ci sono sicuramente dei processi che stanno andando avanti, alcuni positivi, altri meno positivi, però il fatto di poter vivere anche il rapporto con le tecnologie in modo meno inquietante penso possa essere un fatto positivo. Dobbiamo però governarlo bene, quindi dobbiamo anche formare tutte le persone e renderle capaci di poter governare questo processo anziché subirlo. Questo della formazione mi sembra veramente un tema fondamentale. Credo che molto si giocherà su questo, la nostra capacità anche di compensare le diseguaglianze che sono spesso anche di conoscenza, non solo di reddito. Ci arrivano un sacco di domande, allora io mi fermo un attimo perché mi vorrei dare una precedenza. Sono domande anche diverse, una relativa all'ambiente, a come trattare l'ambiente, arriva da Nanà Cecchi che dice: tra le varie discipline non dimenticate la gestione del patrimonio paesaggistico e culturale, cioè quando parlate di ambiente non dimenticate il patrimonio paesaggistico. Mi sembra una notazione giusta, che ne dici? Sì, sì, assolutamente. Questo fa parte anche dei temi che avevamo previsto per questa edizione del Festival dell'Economia. Questo è uno degli aspetti centrali. Ci sono delle politiche che vengono svolte proprio con questa idea di tutela anche del paesaggio che chiaramente devono essere in qualche modo, a mio giudizio, rese un pochettino più trasparenti, perché non sempre hanno queste caratteristiche, ma c'è un valore nel fare operazioni
di questo tipo, insomma, ci sono delle esternalità, ma noi le chiamiamo positive per tutti. Donna Carusa, sì, Carusa, sono dei nickname, immagino, ci dice: la produzione agricola, c'è l'esigenza di tutelare anche le terre, oltre che il valore della produzione, c'è una valorizzazione, diciamo, di tutelare il territorio? Assolutamente sì, appunto credo che anche qui ci vorremmo un pochettino più di trasparenza, perché a livello europeo ci sono delle politiche a sostegno dell'agricoltura che sono tutt'altro che trasparenti. Io credo che tutti accetteremmo di fare un trasferimento esplicito alle persone che lavorano la terra, soprattutto se la lavorano con qualità, e che quindi ci nel fare questo anche migliorano la qualità del nostro paesaggio, evitino che si spopolino le campagne. Lo faremmo se appunto fossero proprio con questo obiettivo, invece spesso non è stato così. Poi noi oggi abbiamo un problema in più che riguarda l'agricoltura, che è il fatto che abbiamo effettivamente dei rischi di carenze su alcuni beni alimentari, su alcune produzioni. Anche perché in passato la manodopera che spesso faceva queste lavorazioni, questi lavori, è una manodopera che comincia a scarseggiare. Abbiamo un problema molto serio di migrazione nelle campagne, di lavoro nelle campagne, di sfruttamento nelle campagne, che adesso invece si sta traducendo in carenza di lavoratori. Io credo che dovremmo pensare molto seriamente a questo problema dell'immigrazione e della regolarizzazione di lavoratori in questo momento, proprio per affrontare anche il rischio che ci possano essere delle carenze di alcuni beni alimentari. Me ne rendo conto che in alcuni casi ci sono già questi problemi. Una delle nostre interlocutori, Anna Pensiero, dice una cosa relativa a quello che tu avevi detto all'inizio sulla necessità di, da parte anche degli economisti, divulgare, e fa un'affermazione che tu potresti commentare. Dice: l'autoreferenzialità spesso fa comodo perché espone meno all'incertezza dei risultati, anche in termini economici. Non mi pare male. Si rimane in un gruppo ristretto, è chiaro che poi l'eleganza dei modelli, la tecnica viene premiata come fine a se stessa, e questo per alcuni appunto ti protegge dall'esame e dalla verifica e il controllo con la realtà, che invece è davvero quello fondamentale. Quindi sicuramente c'è questo aspetto, c'è una difesa che c'è nell'autoreferenzialità, c'è una difesa un po' della corporazione. Antonella Cristiani dice: un sapere di alto livello democratico e condiviso sarà sempre più indispensabile. Io credo che sia giusto, anche in un altro senso. Credo che quella discussione a cui noi assistiamo in questi giorni, la divulgazione di una cosa così nuova e difficile come il virus, ci dice anche che bisogna accettare un elevato grado di incertezza. Anche i medici stessi non hanno, come dire, una chiave assoluta di spiegazione. Ieri ascoltavo una discussione su cui vorrei anche la tua opinione, molto interessante, da due persone che mi sono sembrate serie. Una è la candidata, la vicepresidente di Confindustria, come si chiama in questo momento, mi ricordo il nome, che era la candidata alla presidenza di Confindustria, in questo momento mi sfugge, diciamo che diceva: Confindustria ha in questo momento, chiede al governo una data certa per la riapertura. E dall'altra il direttore Galli, si chiama Del Sacco, che diceva: è difficile per la scienza dare una data certa con un'evoluzione come il virus, però lei ribatteva: è fondamentale avere una prospettiva. Ed è vero che, per esempio, per una impresa arrivare 3 giorni prima, 4 giorni prima alla scadenza del 13 aprile e avere soltanto in quel momento la nuova scadenza è un problema di programmazione. Come si conciliano queste cose, questi aspetti? Come si può, cioè, l'aspetto di necessità dell'economia con quelle di una battaglia per la salute, per la sanità, dal tuo punto di vista? Tito, mi senti? Pronto? Forse non mi sente più Tito. Vediamo un attimo, perché non mi senti più? V-
forse deve provare. Licia Mattioli giustamente mi dice, Lodovico Stai, Licia Mattioli, scusate, dimenticavo il nome. Forse devi, Tito, provare, adesso ti chiamiamo, provare a uscire e rientrare dalla conversazione. Adesso glielo scrivo, o glielo può scrivere qualcuno di voi, Lodovico, puoi scriverlo tu a Tito di uscire e rientrare dalla conversazione. Nel frattempo vi leggo alcune delle osservazioni che hanno fatto. Nana Cecchi dice: proprio l'argomento del giorno, l'agricoltura, tutelare il paesaggio, incentivare l'agricoltura e sanare il lavoro agricolo. Poi il Teatro 1949 ci scrive, lo leggete, economia del tempo libero, il più penalizzato, in prospettiva. Vediamo ancora altri commenti. Vediamo se arriva la sua richiesta, così lo reinseriamo. Eccolo qui, dovrebbe arrivare. No, deve tornare. Deve tornare online un attimo. Speriamo che torni online adesso, Tito. Qual è il sondaggio, il risultato? Eccoci. Eccoci, sì, va bene. Dunque, adesso ti chiederei di dirci qualcosa, anche se è un tema su cui potresti parlare, credo, per ore, ma insomma, sai che lanciamo un sondaggio per ciascuno dei nostri dialoghi e, come ti avevo accennato, il sondaggio nel tuo caso che abbiamo lanciato era: lo smart working è il futuro del lavoro? E diciamo ben quasi il 70%, il 69% risponde sì. Sei d'accordo con il risultato del sondaggio? Come dobbiamo guardare al di là dell'emergenza allo smart working? Prima no, c'era una cosa che stavi dicendo prima che cadesse, sì, la linea importante, no, sul fatto della democratizzazione del dibattito anche sugli aspetti scientifici. Era una risposta. Sì. Scusami, era Licia Mattioli la persona che aveva posto il tema di... molto importante, sì, trovo. Noi in questa crisi, credo, abbiamo capito di più qual è, io spero anche, proprio il ruolo dei ricercatori, lo dico, delle persone competenti. Insomma, erano questioni mediche, c'erano aspetti di epidemiologia, virologia, esperti. All'inizio abbiamo avuto, come sempre succede in questi casi, anche opinioni diverse tra di loro, discordanti, ma credo che le persone abbiano apprezzato il fatto di avere delle persone competenti di fronte a loro che potessero spiegare a noi tutti cosa stava succedendo. Spero che questa cosa segni un'inversione di tendenza, perché ultimamente invece molti atteggiamenti anche proprio pubblici nei confronti delle competenze erano state negative. Insomma, nel populismo c'è un messaggio devastante, ecco, uno vale uno. Ecco, non è sempre vero, ci sono delle persone che in questi contesti possono dirci delle cose molto più importanti di altre, però queste persone devono anche essere disposte a venire, a mettersi in discussione e a spiegarle in modo chiaro a tutti. Va bene, quindi passiamo invece alla domanda sullo smart working. Ma io sono convinto che sicuramente lo smart working conoscerà e sta già conoscendo di fatto un'espansione in questa crisi. Pensate che fino a qualche mese fa solo il 10% delle persone ogni tanto usavano lo smart working. Adesso la quota di lavori fatto con smart working è cresciuta tantissimo. In un'indagine recente fatta da Manager Italia veniva fuori che quasi il 70% in alcune imprese dei lavoratori erano in smart working, anche imprese che sino a lì l'avevano utilizzato in modo del tutto marginale.
Lo smart working è sicuramente molto utile perché permette di avere molta più flessibilità negli orari, fa guadagnare tutto il tempo che uno spende normalmente nel passaggio da casa a lavoro. È qualcosa che permette meglio di conciliare anche le responsabilità familiari. In quel senso, in principio, dovrebbe anche garantire una maggiore uguaglianza delle opportunità, perché insomma tutti ci si occupa delle questioni anche familiari. Certamente è un sostituto imperfetto, e qui io ripeto, nelle mie lezioni mi piacerebbe ogni tanto avere di fronte gli studenti, vederli in faccia uno per uno, come mi succede quando faccio le lezioni frontali, e accorgermi anche se sto dicendo delle cose che non sono chiare, se sto andando troppo veloce. Ecco, questo è chiaramente qualcosa che mi manca. Piero Rugram dice, non tutti i lavori sono smartizzabili, no? Assolutamente, un punto importantissimo. Abbiamo provato a fare un'analisi di questo tipo, guardando proprio alle descrizioni dei diversi lavori, e abbiamo in effetti raggiunto questa conclusione, che allo stato attuale c'è un 30% di lavori che può essere fatto con smart working, quindi solo un 30%, quindi una componente chiaramente minoritaria. E ci sono poi altri lavori che possono essere fatti in sicurezza, anche epidemiologica, cioè sono dei lavori che richiedono qualche mobilità, non possono essere fatti da casa, ma non richiedono molte interazioni personali. Non so, pensiamo al giardiniere, pensiamo al veterinario. E poi ci sono altri lavori che invece richiedono delle interazioni personali, ma possono essere delle interazioni personali fatte a una certa distanza. Ecco, se mettiamo insieme tutti questi tipi di lavori, arriviamo a più del 50% dei lavori oggi svolti in un paese come l'Italia. Gli altri lavori invece richiederanno quelle cose che dicevamo prima, cioè innovazioni, automazione, riorganizzazione produttiva, turni per tenere le persone un po' più distanti tra di loro. Questo sarà qualcosa su cui dovremo chiaramente investire, perché anche al di là del coronavirus noi rischiamo che in futuro ci possano essere epidemie. In un mondo globalizzato, ecco, fenomeni di questo tipo noi ce li dobbiamo aspettare, quindi dobbiamo organizzare il lavoro in modo tale che ci permetta di tutelarci. Ecco, la sicurezza sul posto di lavoro sarà anche legata alla distanza fisica che noi possiamo mantenere tra persone diverse. Appunto, abbiamo parlato delle trasformazioni in corso, poi ci sono, come dire, i progetti per affrontare queste trasformazioni e per affrontare anche la situazione difficile, molto difficile, che l'economia globale attraverserà nei prossimi mesi. Io non voglio, anche qui capisco che è un argomento difficile, però oggi abbiamo letto sui giornali alcune anticipazioni sul risultato dell'Eurogruppo e delle politiche europee. Prima di quello c'erano stati le provvedimenti annunciati dalla BCE ed altri. E la discussione, come tu sai molto meglio di me, è stata tra chi in sostanza diceva troppo poco rispetto a un forse anche un ideale europeo di maggiore integrazione politica e solidarietà, e chi diceva invece no, è molto rispetto a una situazione che realisticamente oggi è ancora quella di un'unione basata su stati nazionali che svolgono in gran parte la politica economica per ognuno per conto suo. Ecco, il bilanciamento tra il troppo poco rispetto a un ideale e molto rispetto ai vincoli realistici che ci sono, tu come lo poni? Cioè, qual è la tua impressione e valutazione su questi provvedimenti, almeno per quello che se ne sa al momento, su come l'Europa affrontato il tema della, diciamo, affronta la crisi? Ma io credo che non, tutto sommato non sono così sorpreso dalle conclusioni di questo Eurogruppo, e non ho capito perché il governo italiano è andato ponendo un out così netto, essendo che noi partivamo con una posizione contrattuale molto debole, per cui dire o Eurobond o niente. Non so quanto sia stata una strategia vincente. È indubbio che l'Europa qualcosa ha fatto, soprattutto importante ciò che si è fatto a livello di Banca Centrale Europea, perché insomma quello è la cosa decisiva, che ci ha permesso anche di gestire questa prima fase senza vedere esplodere diciamo,
gli oneri sul nostro debito pubblico. Quindi questo programma massiccio, questi 200 miliardi di acquisti di titoli di Stato che ha messo sul piatto la Banca Centrale Europea, sono davvero qualcosa di noi molto importante. Poi c'è il fondo salva stati, che però credo che in questo momento non ci serva un granché, ci potrebbe far risparmiare un pochettino di spesa di interessi, ma si tratta di poco. Quanto è stato deciso in Eurogruppo, tra l'altro, non pone la condizionalità che c'era prima, però pone dei limiti al tipo di spesa. Deve essere una spesa di natura sanitaria, principalmente indirizzata al settore sanitario, che certamente è importante, ma non è l'unico terreno. Il grosso, diciamo, della spesa che noi dovremmo fare è una spesa per salvare l'economia, per salvare il lavoro, per salvare le imprese, e questo non è strettamente necessariamente legato al settore sanitario. Gli eurobond sarebbero stati sicuramente una cosa molto positiva per noi, ma sarà un processo lungo arrivare agli eurobond, e credo che ci potremo arrivare solo nel momento in cui davvero affermassimo proprio un approccio di maggiore solidarietà e di condivisione di scelte a livello europeo. Quindi è un processo lungo su cui noi dobbiamo lavorare. Tra l'altro credo che sarebbe una cosa molto importante per il nostro paese. Noi siamo stati i primi a entrare in questo incubo, e probabilmente saremmo tra i primi a uscirne. Gli altri paesi sembrano seguire noi a distanza. Ecco, nel momento in cui noi uscissimo dalla fase più critica, io credo che sarà molto importante andare noi ad aiutare questi paesi ad affrontare l'emergenza, perché abbiamo accumulato un'esperienza importante. Credo che questo potrebbe cementare quella solidarietà europea che un domani permetterà anche all'opinione pubblica di paesi come l'Olanda, come i paesi nordici e come la stessa Germania di condividere maggiormente questo senso di solidarietà nei confronti degli italiani. Quindi c'è qualcosa a livello europeo, non diciamo che non c'è stato nulla, però manca ancora un ulteriore processo. D'altra parte, se noi pensiamo anche noi come italiani, non è che siamo stati più di un tanto solidari nei confronti dei greci quando hanno vissuto la loro crisi. Vi assicuro che la crisi in Grecia è stata particolarmente drammatica, quindi dobbiamo un po' cercare anche di metterci nei panni dell'elettore tedesco e dei governanti di questi paesi. A proposito dell'Europa, ieri proprio Enzo Cipolletta mi diceva una cosa interessante, non so se la condividi. Diceva: non è un caso che poi la BCE, che è l'organismo più forte che in questa fase si è spesa, come dire, anche in politiche di solidarietà, sia forse l'unico tra i pochi organismi europei in cui prevale la maggioranza, no? Non c'è l'unanimità. Cioè, in qualche modo Mario Draghi aveva potuto dire whatever it takes o prendere politiche, certe volte addirittura in contrasto con la Banca Centrale Tedesca. Lì invece l'Europa... No? La regola dell'unanimità è un limite, soprattutto è un limite. Anche sul piano fiscale. Sul piano fiscale l'Europa avrebbe bisogno di davvero prendere delle decisioni più coraggiose, di impedire che ci siano delle vere forme di dumping all'interno, certo, dell'Unione. La Gianco rigira la domanda, dice: no, può rendere il regime fiscale italiano uguale a quello olandese? Forse è il contrario. No, però bisognerebbe certamente evitare che ci siano forme di questo tipo. L'altra cosa importante sarebbe coordinarsi meglio nella tassazione delle multinazionali, certo, dei giganti internet. Ecco, sono tutte cose che si possono far meglio se si supera questo vincolo della decisione all'unanimità. Certo. Ecco, una cosa... Roba, però sono dei passaggi che richiedono del tempo e, certo, soprattutto devono durare nell'opinione pubblica di questi paesi, perché altrimenti noi siamo in una posizione obiettivamente debole. Noi abbiamo un debito pubblico molto alto e uno dei problemi di questo debito pubblico è perché noi dovremmo cercare di alleggerirlo in condizioni normali, proprio che non che ci metti in una posizione come... Si è fermato di nuovo? Mi senti? Forse si è fermato di nuovo il suo audio, perché vedo che non mi sente. Adesso proviamo a richiamarlo. Rifacciamo l'operazione. Intanto vi leggo, la vedete anche voi, Chicca Coci dice: nell'era della globalizzazione come mai nessuno Stato al mondo aveva programmato un piano di emergenza per la pandemia?
E Michele Grossi, 1964, dice uniformità fiscale europea urgente, forse. Sì. Ecco. Qui. Aspettiamo, vediamo se riusciamo a... aspettiamo che Tito Boeri si ricolleghi. Nel frattempo vi ricordo i nostri prossimi incontri che saranno... lunedì, a partire da martedì 14 con Claudia De Lillo, detta Elasti, Francesca Crescentini, ecco qui, forse ci siamo, vediamo un po', ecco qui, eccoci, eccoci, ovviamente. Eccoci. Allora io direi che possiamo avviarci alla conclusione. Tornando al festival, appunto, come ho detto, noi abbiamo spostato il festival a fine settembre, ma avremmo l'idea di cominciare a lavorare sul sito del festival, sulla pagina Facebook, per una serie di incontri anche a distanza, diciamo, in collegamento. Credo che questo festival sarà un festival particolare in cui dovremo adattarci anche alle circostanze, sperando, diciamo, di recuperare una dimensione pubblica forte. Molti mi hanno chiesto, mentre tu parlavi, come valuti tu da economista e appunto da animatore del dibattito pubblico l'importanza che anche, diciamo, la sfera della cultura, dei consumi culturali, dei teatri, dei cinema, le manifestazioni culturali, l'editoria può dare alla, come dire, allo sviluppo economico in generale in questa fase. Cioè, ovviamente ci sono tante persone che sono sensibili perché lavorano in questi settori e che temono molto questa situazione anche di chiusura dei teatri, dei cinema, dei concerti, dei musei. E quindi, come dire, sperano che si possa ripartire con forza. Credo che sia importante anche che da un economista venga un apprezzamento anche del contributo economico che queste attività possono dare al paese, no? Assolutamente. Beh, diciamo innanzitutto che sono proprio i lavori che sono tra i più colpiti da questa crisi, quando appunto parlavo prima della classificazione dei lavori in base al loro grado di sicurezza, purtroppo molte attività culturali hanno questo problema, che comportano una certa prossimità fisica. Parlavamo del Festival dell'Economia, appunto la bellezza del Festival dell'Economia è appunto il fatto di ritrovarsi insieme. Certo, possiamo trovare degli accorgimenti per evitare in parte questo, ma è certamente un limite allo svolgimento delle attività normali. È fondamentale, soprattutto per un paese come l'Italia, che ha dei problemi su molti aspetti di circolazione di informazioni, di conoscenza. Quindi quello che l'industria, diciamo, generale della cultura può fare è molto importante per migliorare questo stato di cose. È un fattore anche di attrattiva per chi viene da fuori, per chi viene in Italia. Tu vivi a Milano, e Milano è stata in questi anni la città italiana più dinamica, più europea, e che è stata più duramente colpita dalla pandemia. Sbaglio o è vero che questo sviluppo di Milano è stato grandemente basato sulla cultura, sulla valorizzazione dell'attività culturale? Assolutamente, noi abbiamo avuto tantissime manifestazioni, eventi, diciamo al centro dei cambi a Milano ci sono state proprio il fatto che sono partite delle iniziative culturali, degli spazi espositivi,
una ristrutturazione di vecchi, diciamo, località e di luoghi industriali, insomma, che sono stati trasformati in grandissimi spazi espositivi. Ecco, questo sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale, come ha avuto un ruolo molto importante anche l'università, devo dire. Al di là del lavoro che io faccio, però è indubbio che un'attrattiva molto forte sia legata proprio all'università, alla capacità che l'università ha di attrarre persone di qualità, e si crea proprio tutto un indotto di attività. Questo lo dimostrano anche gli studi sugli Stati Uniti. Le aree più dinamiche degli Stati Uniti sono quelle in cui ci sono le università migliori. Allora, credo che abbiamo esaurito il nostro tempo. Vorrei dire un'ultima cosa che personalmente mi ha fatto molto piacere. Qualche giorno fa mi ha chiamato Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, e mi ha chiesto di partecipare a un'iniziativa per il 25 aprile, in cui ci sarà una grande piattaforma dove tre donne, Marisa Noda, la presidente dell'Associazione Partigiani, una giovane di Friday for Future, parleranno, e ci saranno tante persone che hanno aderito a questa iniziativa. Quello stesso giorno, parlando con Tito, Tito mi ha detto: sì, io ci sto cercando di dare una mano insieme ad altri anche per trovare un modo per destinare le donazioni che ci saranno. E mi dicevi che questa destinazione sarà a favore delle categorie più povere, che mi sembra un tema fondamentale, cioè di combattere la povertà. Assolutamente, perché ci sono davvero delle realtà difficilissime in questo momento, perché la crisi è pesantissima per tutti, ma sta creando anche dei problemi nell'approvvigionamento alimentare di persone in grandi difficoltà. Pensiamo ai senza fissa dimora, e pensiamo, perché non c'è più nessuno nelle strade, che quindi anche può aiutare. L'elemosina era qualcosa che c'è stata, che per queste persone era importante. Non solo, ma c'erano anche i volontari, c'erano molti pensionati che facevano i volontari, che portavano il cibo alle persone in maggiore difficoltà. Oggi i pensionati sono reclusi in casa, non possono assolutamente uscire per questioni sanitarie, quindi c'è stato un problema anche nelle organizzazioni di volontariato che stanno svolgendo queste attività. Quindi noi destineremo i proventi della sottoscrizione legata a questa manifestazione alla Caritas, che è attivissima su questo piano, sta lavorando davvero in modo incessante ed è una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Affronta anche problemi che sono poco conosciuti, che sono molto rilevanti. Pensiamo alle carceri, siamo partiti parlando delle carceri. C'è un problema di sovraffollamento delle carceri, di rischio di contagio all'interno delle carceri. Ci sono delle persone che potrebbero scontare la loro detenzione a domicilio. Bene, la Caritas sta aiutando queste persone a trovare dei domicili al di fuori delle prigioni, dove sconteranno chiaramente le loro pene, ma senza Caritas dover rimanere anche Croce Rossa, mi sembra. E poi c'è anche la Croce Rossa Italiana, che sta facendo un lavoro davvero straordinario nel fornire pasti ai senza fissa dimora. Anche la Croce Rossa Italiana, è conosciuta soprattutto per il suo lavoro sanitario, quindi noi tutti l'apprezziamo per quello, ma devo dire c'è una dimensione sociale dell'attività della Croce Rossa Italiana che è molto importante, e che è proprio quella per cui noi l'abbiamo scelta come destinataria assieme alla Caritas di queste offerte. Bene, io concluderei qui. Ringrazio Tito Boeri per insomma le cose che ci ha detto e anche il suo impegno, devo dire, non solo scientifico, ma anche un impegno di dibattito pubblico, un impegno civile, come avete visto anche in quest'ultima iniziativa. Prenderei lo spunto da quello che ci scrive Anthony 6251, che ci scrive: arrivederci e buona Pasqua a tutti. Lo dico a te, Tito, buona Pasqua a te, ai tuoi cari, alla tua famiglia e a tutte le persone che hanno seguito questa nostra ultima diretta di Casa La Terza. Riprenderemo dopo Pasqua. Prendiamolo come un momento in cui ripensare criticamente e però positivamente al nostro impegno, al nostro lavoro. Ciascuno di noi, credo, in una fase così difficile dubita di tante cose, di se stesso, degli altri, di quello che fa, però poi credo che sia anche una ragione per essere ottimisti. L'ottimismo è la volontà, cioè non farsi prendere lo sconforto e dire dalla crisi uscirà soltanto egoismo, conflitto, nazionalismo, populismo. Credo che può uscire dalla disperazione, può uscire anche invece un senso positivo, concreto, per fare delle cose buone per tutti. E credo che questo è l'impegno che ha sempre messo Tito Boeri, come tante persone intellettuali e persone che operano in tutti i campi del nostro paese, i medici in questo momento, ma tanti. Proviamoci insieme
a ragionare, a mantenere il controllo critico delle cose e a operare positivamente, dandoci appuntamento, se non altro, a fine settembre, dal 24 al 27, a Trento, con tanti amici, con migliaia di persone, come sono convinto anche quest'anno verrà.